Gastronomia, territorio, artigianalità, competenze, mare, montagna, collina, tutto questo sono le Marche coniugate sotto un'unica manifestazione che più di altre rappresenta le Marche al plurale. Eccola qua, tipicità, con il claim di quest'anno, il crocevia delle qualità, perché si vuol mettere in rete tutte le potenzialità, tutte le eccellenze, tutti i partner che contribuiscono a far sì che le Marche siano una regione vincente. E soprattutto nel mondo variegato del turismo e dell'enogastronomia, soprattutto il turista esperienziale, colui che cerca di essere protagonista all'interno di un territorio, nella sua vacanza, breve o lunga che sia, tipicità vuole mettere in rete, in connessione, in interconnessione tutte le potenzialità della Regione Marche. Da 26 anni rappresenta questo territorio al meglio delle sue potenzialità e quest'anno sicuramente segna un passo dove anche la montagna, la comunità montana diventa protagonista di questa edizione. Noi siamo qui per conoscere questa edizione e ve la vogliamo presentare attraverso i suoi protagonisti. Direttore, allora, 26esima edizione, tanta storia alle spalle, ma sempre con la voglia di rinnovarsi e di intraprendere nuovi cammini. Sicuramente sì, anche perché viviamo in un contesto che è in continua evoluzione, un mondo ed un mercato che cambiano di continuo, quindi sicuramente c'è questa volontà di adeguarsi a quello che viene richiesto dallo scenario esterno e soprattutto di mettersi in linea con quelle che sono poi le nostre eccellenze, che sono i nostri cavalli di battaglia non solo del presente ma anche per il futuro. A che cosa vi siete ispirati per l'edizione di quest'anno? Si legge il crocevia delle qualità, quindi immaginiamo che siano tante cose che confluiscono dentro questo contenitore. Esatto, proprio un incrocio di qualità. Del resto questa nostra regione ormai ha abusato dire che è al plurale, ma è vero, perché da nord a sud abbiamo proprio una pluralità di aspetti e direi che il fattore comune di tutte le nostre eccellenze è la qualità, perché noi siamo un popolo tenace e che tiene molto alla propria terra e quindi alle proprie produzioni. Quindi a tipicità ormai è una tradizione, queste qualità si incontrano, le qualità sono essenzialmente quella del cibo e del vino perché sono i nostri principali attrattori. Ma poi abbiamo altre tipologie di attrattori, ad esempio il nostro saper fare, la nostra manualità, sia nel fashion che in altre espressioni d'artigianato e dell'arte, senza trascurare poi l'ambiente sia naturale, paesaggistico in cui viviamo, sia le opere che i nostri avi ci hanno lasciato, opere straordinarie in cui queste nostre produzioni vengono ancor più qualificate. Il tutto è declinato anche in funzione di un turismo sempre più esigente che magari ricerca, come per usare ed abusare un termine ormai consueto, no? Il turismo esperienziale, ma di esperienze nelle Marche i turisti quante ne vogliono, insomma. Ma le Marche per il turismo esperienziale forse sono la regione pilota. Non a caso noi ormai da diverse edizioni abbiamo un padiglione che si chiama proprio Tipicità Experience, dedicato proprio al turismo esperienziale, perché come diceva lei giustamente oggi il turista è cambiato profondamente, non è più il turista spettatore passivo che viene condotto dove vogliono gli altri, ma
vuole essere un attore protagonista e quindi vivere da vicino tutte le esperienze, immergersi in una terra, cercare di comprenderne le tradizioni, la storia, conoscere la gente e mangiare i piatti della tradizione. Quindi noi ci dobbiamo sempre più adeguare a questa offerta, perché se è vero che viviamo in uno scenario globale, dobbiamo guardare al globale ma poi proporre la nostra identità, che è su un mercato globale sicuramente vincente. Abbiamo proprio cercato di spingere una strategia di allargamento regionale, vedendo in tipicità un punto di forza che poteva sfondare a livello regionale, perché probabilmente se avessimo puntato su un cavallo più debole questo risultato non sarebbe stato raggiunto. Invece abbiamo individuato il cavallo forte da questo punto di vista, che per noi era tipicità. Allora Presidente, un debutto però a pieno titolo, perché forse la particolarità che voi avete da offrire come territorio è una unicità nelle Marche. Esatto, credo che sia un debutto in grande stile quest'anno per il territorio del Catria e Nerone, comuni limitrofi, nel network di tipicità. Ci presentiamo al pubblico, direi internazionale, che tipicità da tanti anni attrae, con un territorio ricco di bellezze, di caratteristiche peculiari, che vanno dagli ambienti tipicamente montani, ai borghi, alle nostre bellezze storiche. Si tratta di 9 comuni. L'Unione Montana del Catria Nerone, di cui sono presidente, è l'ente capofila infatti di un progetto che è quello della strategia nazionale delle aree interne, che racchiude anche i comuni di Piobbico, Arcevia e Sassoferrato, e che quindi si propone al pubblico e al network di tipicità con una grande ricchezza di attrattive che secondo noi andranno a costituire un elemento di forza di questa organizzazione, che ha preso il via è stata ufficializzata un po' in qualche modo con l'Expo del 2015 e che da anni, grazie alla bravura di Alberto Monachesi e di Angelo Serri, sta portando le Marche in giro per il mondo. Per noi è un onore farne parte e cercheremo, a partire dalla presentazione alla BID di Milano e poi all'iniziativa di Fermo dei primi di marzo, di dare lustro al territorio dell'Appennino pesarese. Credo che sia uno spazio dove prima viene richiamata la cultura del cibo, viene esposta, io aggiungo la cultura dei luoghi. Allora, quanto è importante essere presenti sugli hub oppure sulle dotazioni tecnologiche di cui oggi dispone un turista, un cliente ipotetico? Al giorno d'oggi è fondamentale avere un'app, uno strumento che sul telefonino ti permette di raggiungere tutti i tuoi obiettivi, che siano per lavoro, che per tempo libero, shopping, quello che uno ha bisogno, insomma. E noi tramite le nostre applicazioni, e in questo caso specifico l'app che stiamo sviluppando dedicata a questo importante evento che distingue le Marche un po' in tutta Italia e anche fuori, e permette di vivere un'esperienza di viaggio integrata, partendo da dove devo arrivare, come ci arrivo con mezzi pubblici o con mezzi propri, dove parcheggio, i punti di interesse che posso avere vicino alla mostra, quindi dove andare a mangiare, a dormire, se ho bisogno di pernottare fuori, e quindi vivere un'esperienza a 360 gradi di tutto quello che può fornire il territorio dove vogliamo recarci. Ecco, lo scopo è sicuramente rendere la vita dell'utente più facile, ma anche essere un veicolo di promozione. Beh, è fondamentale, perché comunque una brandizzata è un biglietto da visita fondamentale e importantissimo. Il marchio tipicità è un marchio che sta prendendo sempre più piede e contraddistingue delle eccellenze delle Marche, e quindi è un veicolo meraviglioso per quello che è il nostro territorio. Vuoi raccontarci l'evoluzione che ho avuto in questi anni e cosa farete in questa edizione? Assolutamente sì, devo dire intanto che a me fa piacere essere qua, spero che non si ingelosisca il mio amico Rudy, che non vedo presente, ma insomma ogni tanto mi dà, mi dice, il passaporto per arrivare fino a Pesaro. A me fa piacere intanto il fatto che l'intera regione lavori e collabori per la riuscita di una realtà come questa. Allora, un'azienda tecnologica che sviluppa software e applicazioni attualmente mirate alla clientela, come si collocano in questo contesto?
Dunque, la nostra azienda è un'azienda di servizi e fornitore di tecnologia legata alla connettività internet e alla telefonia. In realtà non trattiamo programmi, non sviluppiamo programmi. Ecco, sono ormai 10 anni che, forse anche più, che partecipiamo, facciamo parte di Tipicità, siamo partner tecnologici di Tipicità. E ogni anno è per noi l'inizio, no? Perché è i primi di marzo, quindi dà l'inizio all'anno fiscale, praticamente all'anno di business. Ogni anno Tipicità ci ha portato qualcosa, sia in termini di visibilità che anche in termini di business. Quindi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo un trend sempre più positivo a livello sia di visibilità che di business, partendo da Tipicità Forum fino ad arrivare poi successivamente nel corso dei mesi, come lo scorso anno, al tour delle Marche, che ci ha dato anche lì un buon ritorno, una buona visibilità per il nostro marchio, per la diffusione del marchio. Sposare quindi giuste filosofie, giuste scelte imprenditoriali, nel vostro caso è una scelta promozionale di veicolo del vostro messaggio importante, e questa è un po' la scelta che sta alle spalle del vostro esserci. Sì, sicuramente sì. Sicuramente a nostro avviso l'appartenenza a Tipicità, per quello che ci riguarda, ci porta una visibilità maggiore a quello che è il internet, quindi ogni anno puntiamo in maniera importante su questa appartenenza e su questa, diciamo, evento che, come dicevo prima, ci ha dato e ci darà ancora sicuramente tanto. Mi fermo, c'è anche un pochettino, mi mettono sempre la faccia in prima linea, questi sono i sindaci, e quindi io rappresento l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e dei sindaci sul territorio. Capiamo insieme qual è l'impatto del biologico su una manifestazione come questa. Beh, il biologico, diciamo che negli ultimi anni sta crescendo a doppia cifra su scaffali, diciamo, dalla grande distribuzione a negozi specializzati. Quindi a mio avviso Tipicità quest'anno doveva dare risalto a quelle che sono le aziende marchigiane del biologico, cercando di, diciamo, lavorare un po' su tutta la gamma dei prodotti offerti e non focalizzandoci soltanto su un monoprodotto. Ecco, le Marche sono forse la regione in assoluto che ha dato il via al movimento, insomma, del biologico in Italia. Negli anni 70 Girolamoni, un visionario, un amante del cibo bio, ha scommesso su questa tipologia di cultura. Adesso ci ritroviamo dove la domanda esterna è maggiore della domanda interna, quindi forse qualcosa nella promozione e nella divulgazione di un corretto messaggio va fatto assolutamente. Assolutamente sì, devo dire che il bio viaggia su due binari. C'è un bio di eccellenza, che è quello, diciamo, dei piccoli produttori, che anche a livello di numeri riescono a far fronte a fatica a quella che può essere la richiesta di una distribuzione, di una grande distribuzione, e invece il biologico, diciamo, quello più ampio raggio, dove ci si approvvigiona magari anche di materia prima extra Italia. Allora a quel punto magari abbiamo un bio che può soddisfare un fabbisogno più da grandi numeri. Quello che Tipicità oggi ha voluto dar risalto è alle piccole aziende del territorio, o comunque aziende che in prospettiva possono crescere, e quindi tanti giovani che stanno ritornando un po' alla terra e al mangiare in maniera sana e corretta. Per i piccoli produttori, quindi, essere all'interno di un contenitore come Tipicità serve a superare un po' il gap promozionale che inevitabilmente si ha nei confronti di un colosso, di un gigante, pur nel mondo del biologico. Assolutamente sì, e diciamo quello che è un po' il mio obiettivo, che andrà anche al di là di Tipicità, è di creare una rete tra i produttori, e quindi dando maggior forza tra di loro e creare opportunità di mercato insieme, perché oggi bisogna lavorare insieme per soddisfare un certo tipo di clientela. Siamo passati da un cliente che andava in cerca dei prodotti biologici perché era difficile trovarli, a un'offerta ancora maggiore che forse intercetta anche il cliente occasionale, magari quello che compra
non solo biologico, altre cose, poi passa davanti allo scaffale dei biscotti e dice ma perché no, prendiamo quelli biologici. Anche qui cercheremo assolutamente così di dare, diciamo, una giusta informazione al consumatore, creando anche dei momenti di confronto aperti proprio al pubblico finale, dove le aziende racconteranno che significa oggi fare bio e quello che si trova a scaffale. Quindi nel momento in cui il consumatore si trova davanti al prodotto bio, renderlo consapevole di ciò che sta acquistando. Benissimo, allora da quanti anni in tipicità? Io sono nato in tipicità. Fantastico, perfetto. Allora, la ricettività forse è uno dei perni quando si parla di turismo, di volano anche incentrato sulle tipicità, sulla località. Voi siete una partnership importante per una manifestazione come questa. Ma mi fa piacere, vedo tantissime opportunità. Devo dire che faccio una premessa, ho fatto per 40 anni il manager d'azienda e ho sempre detto che qualsiasi progetto che ho portato avanti dobbiamo partire dal cliente. Il cliente nel nostro caso è il turista, lo chiamiamo ospite, ma spesso e volentieri non lo ascoltiamo. Anche con il contributo e l'idea di mio figlio, che da 20 anni sta a Londra, insomma, perché non facciamo una struttura, un incoming, una struttura ricettiva per gli stranieri? C'è un entroterra marchigiano, io preferisco chiamarlo umbro marchigiano perché siamo proprio al confine, con una serie di valori, con una serie di tipicità, non solo enogastronomiche ma artigianali, commerciali. E che ora a distanza da, sono partito 7 anni fa, riconosco nei clienti, non solo stranieri, ma soprattutto stranieri, che apprezzano tantissimo e che vedo ritornano gli stessi e fanno ritornare i loro amici. La cosa è fantastica. Cosa vuole il turista? Quando viene da noi, vuole, la prima domanda che fa è: ma quali sono le cose tipiche di questa zona? Che cosa mi consigli di vedere? Molti già arrivano informati, quindi questo che noi dobbiamo fare ora è informare a monte, e questo si può fare soltanto facendo sistema veramente, sistema a fattor comune. Sto chiedendo e sono un po' l'autore di un'associazione che è già nata, che va però rilanciata, e poi bisogna fare progetti concreti, visibili dal turista, che quando viene da noi può trovare in un ambito raccolto tutto quello che di interessante c'è in un'area più vasta. Quindi dobbiamo uscire dalla logica del comune. Ci sono delle bellezze naturali fantastiche che sono un patrimonio nazionale e qualche comune le considera patrimonio comunale. Mettere in contatto la costa con l'entroterra, la collina, la montagna è anche importante per una regione come le Marche, che si affaccia sul mare. Bellissima domanda, perché questo chiaramente può veramente far lavorare 12 mesi all'anno. La costa si lamenta che lavora soltanto d'estate, per noi se non facciamo sistema si lavora a singhiozzi, dico io, perché per determinati ponti, se d'estate il tempo non è buono, invece è proprio questo. Cioè noi dobbiamo dare la possibilità al turista di avere una serie di cose a lui chiaramente desiderate, perché bisogna essere customer oriented, no? Cioè capire che cosa il turista vuole apprezzare e che cosa è interessato, ed avere quindi un movimento stellare, non un movimento a percorso stellare, che significa che dall'entroterra posso arrivare alla costa e dalla costa posso andare verso l'entroterra. Però di qua abbiamo, vediamo un pochettino, abbiamo il comune di Fermo intanto nella persona del sindaco Paolo Cancinaro che tira la testata. Poi abbiamo il Graziano De Battista, il nostro rappresentante della Camera di Commercio di Fermo, e qui tra quelli che hanno già parlato, giusto? Bene, poi allora iniziamo a chiamare sul palco il Comune di Pesaro, lo affidiamo direttamente alle sapienti mani del Presidente della Commissione Cultura,
Eccolo qua, Italo Bravanti. Che cosa vi ha affascinato di questa manifestazione per legarvi così tanto tempo a questo evento? Ma fondamentalmente la pluralità degli attori e il voler fare. In questi anni abbiamo cercato sempre di fare riferimento a quei concetti che devono portare avanti il mondo economico anche in anni di crisi. Per esempio negli ultimi anni uno degli slogan più di successo di Tipicità è stato l'ottimismo consapevole, il guardare avanti con serietà, con concretezza anche in anni difficili. Oggi siamo fortunatamente in una fase economica diversa, perché la ripresa c'è, i numeri la confermano in maniera evidente, e però bisogna andare avanti, bisogna accelerare, bisogna far tesoro degli errori del passato. E uno degli errori del passato è stato l'eccessivo particolarismo. Ecco, Tipicità dimostra che invece facendo squadra si va avanti bene, si va avanti veloci e si va avanti tutti insieme. Ecco, spesso si usa anche alle volte a sproposito il concetto fare sistema, no? Sembra che fare sistema sia la formula magica che risolva tanti problemi. Per voi che cos'è fare sistema? Ma fare sistema è mettere insieme attori diversi del territorio. Quando parliamo di attori diversi parliamo di cultura, quindi l'università, parliamo di istituzioni, perché il sistema socio-economico non va avanti se gli amministratori non fanno quello che devono fare, non supportano gli operatori economici nel creare un contesto favorevole e da un punto di vista competitivo di supporto. Chiaramente le istituzioni finanziarie, ma soprattutto le imprese, perché poi alla fine chi crea lavoro sono le imprese, se non c'è lavoro non c'è benessere, e quindi fare sistema significa prima di tutto mettere insieme i diversi attori del territorio per creare un humus economicamente favorevole. Ecco, quello che a volte vediamo è che si resta troppo alti, si fa sistema sulla carta, ma poi c'è poco pragmatismo. Ecco, Tipicità è un esempio invece in cui alle dichiarazioni di intenti seguono tante iniziative concrete, e questi anni credo l'abbiano dimostrato. Il comune di Pesaro, insomma, new entry di questa manifestazione, giustamente vuole ricavarsi un ambito e una valenza da protagonista. Ma abbiamo abbracciato il progetto di Tipicità quest'estate con il Grand Tour delle Marche, che anche arrivando a Pesaro, ma in realtà allargandosi a tante altre realtà, ormai copre tutto il territorio marchigiano e copre il territorio delle eccellenze, delle eccellenze dell'artigianato, delle eccellenze della gastronomia, delle eccellenze di una regione che si sa raccontare in maniera collettiva, in maniera plurale, in maniera che non disperde, non annacqua le specificità, ma anche, anzi le fa diventare veramente un brand di tutto il territorio, e soprattutto per presentarsi con questa forza a livello nazionale e internazionale. E quindi per noi, per la città di Pesaro, ma che in realtà svolgiamo, come dire, un ruolo di capofila, quelle che sono le celebrazioni per il 150esimo della morte di Rossini, che dopo la legge nazionale che ha dichiarato il 2018 anno rossiniano, ovviamente ci investono di una responsabilità in più nel far conoscere al mondo i nostri progetti, e ci sembra importante partire da Tipicità, perché è uno degli eventi ormai più importanti delle Marche in termini di promozione, ma anche in termini di incontro. Un evento in cui si respira un forte senso di comunità attraverso i protagonisti, attraverso chi tutti i giorni lavora nei propri ambiti, che siano della produzione, della comunicazione, del racconto, dell'artigianato, a volte anche dell'industria, per appunto fare più forti le Marche e svilupparle sotto un senso di comunità. E quindi per questo le giornate del 3, 4 e 5 di marzo vedranno la protagonista che è il racconto rossiniano, ovviamente, quindi spiegheremo alle Marche, all'Italia e anche a livello internazionale, perché poi il pubblico di Tipicità è anche questo, quali sono le strategie e come attraverso Rossini, così come sarà tra qualche anno per Raffaello e come continua a essere per il racconto di Leopardi, sicuramente c'è un forte messaggio che unisce cultura, gastronomia, qualità della vita e ovviamente Tipicità, attraverso la forza di tanti comuni che collaborano e non si fanno concorrenza come a volte magari era in passato, è un messaggio nuovo, un messaggio forte, un messaggio di speranza, un messaggio di comunità.